Vince 1-0 la Provasso con il Lauretum e riesce a tenere a debita distanza il Celano, che è riuscito ad espugnare il campo di Sulmona per 1-0. Un incontro, quello tra Provasto e Lauretum, davvero interessante, che ha visto comunque la netta supremazia dei padroni di casa, soprattutto nel secondo tempo. Hanno letteralmente schiacciato nella propria metà campo l'11 di Mister Di Pietro. Era difficile davvero scardinare una delle difese più forti del campionato, ma alla fine, nonostante tutto, è stato Fabio Nepa a regalare il gol della vittoria proprio allo scadere. Ma andiamo con ordine per vedere cosa è accaduto nel corso dell'incontro. Correva il nono del primo tempo quando il bravo portiere ospite Di Matteo usciva con i piedi sulla corrente pesce. Al ventesimo era ancora Di Matteo a superarsi, brava ad uscire su Borrelli e deviava in calcio d'angolo la conclusione dell'attaccante biancorosso. Al 35esimo provava a rispondere il Lauretum con un sinistro dal limite dell'area di Clemente, controllava bene però il portiere vastese Ciaramellano. Più azioni registravamo invece nel corso del secondo tempo, quando al quinto registravamo un tiro debole a distanza da parte di Pavone, che non aveva problemi però Ciaramellano a controllare. Un minuto più tardi provava Pesce, la conclusione debole, salvava sulla linea il difensore bianco-azzurro Cilli. Al 19esimo del secondo tempo era Ruscitti con una gran conclusione che faceva gridare al gol, ma la palla sorvolava di poco la traversa. Al 29esimo ci provava Tara Borrelli con una conclusione dal limite a girare, la palla però scendeva sopra il montante. Al 41esimo Fabio Nepa, fischiato nel corso dell'incontro, da due passi concludeva debolmente sull'estremo difensore ospite Di Matteo. E l'ultima azione degna di nota era quella del gol. Fabio Nepa simbolava al 44esimo in azione di contropiede e con un gran destro trafiggeva l'estremo difensore ospite Di Matteo. Era il tripudio sugli spalti, gran soddisfazione al termine dell'incontro tra gli addetti ai lavori, soprattutto all'interno dello spogliatoio biancorosso, per un risultato importantissimo che, come già detto, tiene a debita distanza il Celano. Jonathan Sivino, vittoria sofferta sul finale, però meritata, no? Soprattutto nel secondo tempo avete chiuso il Lauretum nella propria metà campo, poi il Lauretum si è chiuso nella propria metà campo. Ma io credo li abbiamo schiacciati, i ragazzi hanno strameritato questa vittoria. Sapevamo che avevano una difesa solidissima, il migliore del campionato, però ci hanno creduto fino alla fine. Sono eccezionali perché noi sappiamo le defezioni che abbiamo, sappiamo queste partite consecutive che abbiamo, è la quarta consecutiva, cioè, dobbiamo fare ancora un altro 2. Io penso che nessuna squadra in campionato faccia 6 partite fra mercoledì e domenica, una cosa impensabile. Comunque andiamo avanti. Ecco, in telecronaca evidenziavo il fatto anche che avevi pochi ricampi in panchina, no? Dato dal fatto che siete praticamente in emergenza, dicevo che se bisognava cambiare un attaccante non avevi nessuno in quel ruolo. Sì, ho preferito inserire Sorrentino, anche se Sorrentino sinceramente ha giocato un quarto d'ora, ma non so come ha fatto, perché veniva da una settimana di febbre e invece ha giocato un quarto d'ora, ha dato tutto. Infatti anche facendo un quarto d'ora era distrutto, perché ha giocato davvero con tanta grinta e con febbre addosso, però abbiamo cercato di allargare un pochettino il gioco, sapevamo che questo era bravo a farlo e abbiamo rischiato un pochettino anche togliendo una punta per far girare un po' di più palla, è andata bene insomma. Un risultato importantissimo anche in considerazione del fatto che il Celano è riuscito a espugnare il campo di Sulmona, no? Quindi avete tenuto i marsicani a debita distanza. Sì, sappiamo che per noi penso sarà dura fino alla fine, perché con le assenze anche di Iezzi e D'Ambrosio, però devo dire che questo gruppo sta tirando fuori tutto quello che ha dentro e penso che ce la faremo.